io userei passo felpato, prudenza, intelligenza, maturità di pensiero e responsabilità politica. E questa è la missione che io mi do nell'approcciare ai temi che sono oggetto di discussione. So esattamente di essere uscito fuori vincente dalle primarie e so anche, diciamo, Antonio, me lo dico io, che seppur di misura quella vittoria porta con sé una responsabilità politica di un consenso ottenuto. Altrimenti, diciamo così, non faremo anche in questo caso, diciamo, esercizio di intelligenza e di maturità reciproca. E so anche, l'ho detto in premessa, che essendo uomo di partito e uomo di centro-sinistra, so esattamente stare alle regole del partito e del centro-sinistra. E come io non ho pretesa di impartire, diciamo così, lezioni, ordini o che altro, mi voglio augurare che la responsabilità e la maturità politica non definisca perimetri e cinture di forza che oggettivamente sarebbero poco, diciamo, inclini e consoni allo spirito aperto e laico con cui io affronto questo ragionamento. Perché ci sono due pezzi, dice Luongo, il partito e le prerogative di un presidente. Io metto insieme partito e prerogative del presidente, segretario che fa sintesi sostanzialmente delle esigenze e delle istanze di un partito e provo a lavorare per incrociare con responsabilità e maturità la tenuta di una classe dirigente e la prospettiva e il futuro di questa regione senza deludere le premesse dell'una e dell'altra parte. Questo è il ragionamento che io mi sento di poter fare. E come voi non gradireste da parte mia azioni, diciamo, di ingerenza o di violenza, io penso che si debba avere il rispetto identico dall'altro lato. Il cortocircuito avviene se ciò non accadesse. E devo dire la verità, faremo bene, diciamo, in queste ore, in questi giorni delicati a scrivere un po' meno, a parlarci, diciamo, sui giornali un po' meno o su Twitter, perché quel meccanismo allontana, amplia la forbice, non accorcia la forbice. Se deve esserci da parte di tutti, come deve esserci, un grande gesto di maturità in cui ognuno a bocce ferme, dopo un risultato, recupera quel senso di responsabilità che lo ha distinto tutti in una vita di militanza. Io non so come presidente replicherà e non so esattamente come vorrà il partito e anche il presidente, attuale segretario, declinare il tema del rinnovamento, ma voi parlate con una persona che lo ha declinato, ma come, pur non essendo un nuovo e non neanche la pretesa, forse in qualche metodo, in qualche approccio noi dobbiamo tentare di osare di esserlo, tutti. E dato però che, Antonio, il rinnovamento è detto così, una categoria dello spirito, è un elastico che si allunga e si accorcia, o lo affidiamo, attenzione, la dico per come la penso, ma è un mio pensiero, alla responsabilità e alla maturità di una classe dirigente che comprende ciclo politico attuale, passato e futuro, o diventa esattamente una storia che rischia di farci implodere.
perché uno la può accorciare e la può estremizzare. Facendo esercizio pubblico di noi dobbiamo esattamente essere bravi e anche utilizzare gli argomenti che diano la cifra che facciamo sul serio all'opinione pubblica, altrimenti l'opinione pubblica non ci segue, a prescindere da me e a prescindere da altri, a prescindere da Piero, a prescindere da tutti. Io penso che, e chiudo su questo, che nelle prossime ore, senza perdere tempo, debbano esserci approfondimenti di merito dopo una discussione così ampia, e penso che anche sul tema del centro-sinistra, attenzione, non volendo inaugurare io la stagione delle porte girevoli, perché la stagione delle porte girevoli, perdonate, non mi appartiene, anzi, io ero contro quando facemmo l'operazione Martorano, è chiaro, segretari? Senza nulla togliere ovviamente a un mio collega, ex collega, diciamo, perché non lo sono più io assessore, di giunta. Per cui diciamo io non ho assolutamente difficoltà a mantenere la barra dritta, capendo però che lo spirito, soprattutto in questo tempo, del nostro partito è uno spirito inclusivo, non preclusivo. Perché anche qui o c'è la consapevolezza che noi dobbiamo tentare di vincere le elezioni e di recuperare tutte le forze spendibili e necessarie senza, diciamo, strumentalità, ovviamente all'interno di un percorso politico chiaro. Diversamente noi facciamo un'operazione che sembra, diciamo così, quasi autocastrante, e sarebbe poco credibile e poco leggibile se non in termini, diciamo così, di non volontà ad accorciare quella forbice di cui io ho parlato. E allora io penso, Presidente, di chiudere qui, di ascoltare la tua replica, non so se ci sarà altro, il documento e quant'altro, e di capire insieme a tutti come costruiamo nelle prossime ore il futuro della nostra regione, che non aspetta il ripiegarci nostro nelle questioncine purtroppo pure importanti ma che vengono dopo interne, ma che ci proietti sostanzialmente verso l'affrontare un tema che è essenziale e dirimente, che è il futuro dei nostri giovani e della nostra società, che si candida oggi alla regione ad agganciare l'Europa, per dirla con uno spot, e domani mattina nel tentativo necessario da parte del PD e del centro-sinistra di riguadagnare la leadership, la guida del governo nazionale attraverso la riforma elettorale e passando attraverso un momento delicatissimo come le elezioni anticipate, che sono a breve, saranno a breve purtroppo, cercando di recuperare, attenzione, fiducia e credibilità nei cittadini e in una società che non ha steccati ristrettissimi, quasi fossimo, diciamo così, una sorta di noblesse, per cui attenzione, alcuni consensi, diciamo, non hanno sangue blu. Noi